Ok Marco, quando vuoi. Ti avvero che la partita che tutte e due le squadre tenevano a vincere era ovviamente vero per la certezza del playoff, visto anche poi come è stato, almeno per quel poco che mi è arrivato, come è stato l'andamento della partita di Fiorentino a Verona, e per noi perché comunque ci interessava prendere il miglior piazzamento a prescindere da quello che poi sarebbe stato ovviamente futuro. Una partita dove noi abbiamo subito totalmente nell'arco di 40 minuti di rimbalzi di attacco, credo che sia stato l'elemento peggiore della nostra partita. Abbiamo subito qualche situazione di primo contorno dove i nostri avversari sono arrivati, più di qualche situazione dove i nostri avversari sono arrivati troppe volte al ferro, al lay-up. Diciamo che lì abbiamo parziale giustificazione, nel senso che è veramente difficile, questo non solo in difesa ma anche per il nostro attacco, è veramente difficile dover giocare tutta la partita, purtroppo non è una scusa, non è una giustificazione, ma è un dato di fatto, senza Maresca e poi dopo 30 secondi del terzo quarto anche senza Cantona, quindi fare tutta la partita o per lunghi tratti con giocatori del reparto perimetrale adattati, dove dobbiamo far giocare giocatori che mediamente giocano tanti minuti da 3 o da 4 nel ruolo di guardia, diventa veramente difficile. Peccato perché nella prima parte, nei primi due quarti, siamo arrivati in 5 occasioni sotto canestro, costruendo dei buoni tiri con i nostri lunghi, e abbiamo sbagliato non solamente lunghi, ma anche esterno. Abbiamo sbagliato veramente niente dal canestro per un disavanzo veramente contenuto nei primi due quarti. Nella seconda parte abbiamo iniziato molto bene, abbiamo ancora canestro, poi dal 49-43 non siamo più riusciti a far canestro, e la nostra squadra è una squadra che credo per tante squadre perde un po' di fiducia quando non riesce a trovare punti di attacco, quindi siamo stati anche un po' più vulnerabili noi dal punto di vista difensivo, e sicuramente con un'energia maggiore da parte di Vero che Nonostante questo sono essere arrivati comunque giocando sul 1-1, sul 2-2 all'inizio del quarto quarto, dopodiché è mancata anche la spinta in termini di condizione. ma no, è una condizione, non è che la condizione arriva al 31esimo, al 32esimo, all'inizio non ce l'hai, non ce l'hai. Puoi stare in campo commettendo degli errori, però credo che si sia visto che come il Vero ha lottato e combattuto durante la partita, anche noi abbiamo fatto. Ripeto, credo che soprattutto Cittadini ci abbia veramente ammazzato sotto canestro dal punto di vista di rimbalzo all'attacco, è stata una costante, e questa cosa ha un po' condizionato, perché ovviamente ogni rimbalzo all'attacco presenta per gli avversari una nuova possibilità di attaccare, e a te togli la possibilità, prima di andare in controllo, quantomeno di poter costruire un attacco, presentare un attacco. Quindi è ovvio che le tante occasioni che ha avuto nel computo totale, che deve essere state 15, se non mi ricordo mai, non qua, 12, il doppio di quello che è stato tra i rimbalzi nostri, in una partita che comunque è arrivata alla fine, che bene o male era abbastanza in un punteggio abbastanza contenuto di distacco, è ovvio che incidono. In più, ripeto, la nostra situazione di infortuni sicuramente non ci agevola in quelle che sono le rotazioni, è un dato di fatto, non è una scusa, una giustificazione, purtroppo è così. Cerchiamo di trovare risorse da altri giocatori, ma non è la stessa cosa. Quindi perdiamo pericolosità offensiva nel perimetro perché manca chi riesce a essere pericoloso dal punto di vista perimetrale, e perdiamo ovviamente rotazioni anche per migliore accoppiamento a livello difensivo. Marco, comunque questa sconfitta ha fatto felice il tuo presidente Bonina, che si augurava il derby siciliano al primo turno con Capodorlando. Fa felice anche te? No, questo lo dovrei chiedere a lui, a me la sconfitta non fa felice. Io avrei voluto finire invece che 8 vinte e 5 perse, 9 vinte e 4 perse. Quindi a me non fa assolutamente felice, io vado in campo per vincere. Per me rimane scritto che io ho vinto 9 volte, ho perso 4, cioè come adesso ho vinto 8 e perso 5. Quindi per me non è assolutamente la stessa cosa. Capodorlando è un'avversaria
difficile da affrontare al primo turno? Ma io penso come tutto, perché poi sappiamo vedere il percorso che ha fatto Verona per rimanere in tema. Credo che sia stato un percorso di assoluta eccellenza, dove, se non mi ricordo, ma credo che le ultime 10-11 partite hanno perso la prima, forse quella con noi. Quindi, onestamente, penso che sia un po' superficiale dire oggi è meglio prendere una piuttosto che una. La squadra che la Roma ha fatto un percorso dentro dall'inizio della stagione, dove ha condotto immediatamente tutto l'arco della stagione nelle prime posizioni. Si è arrivata seconda dopo 30 giornate, non sarà un caso, come non è un caso per quello che è arrivata sesta, ma settima. C'è sempre una ragione su tutto quanto, quindi credo che quando sei su tante partite è difficile poter dire è stato un caso oppure non è vero quello che è successo. Verona è una buona squadra, è una buona squadra, è una buona squadra che stanno lì dall'inizio della stagione, con Biella che ha avuto anche degli appunti nell'arco della stagione, con l'ultima vittoria della Coppa Italia contro Trento, con un Trento che sta al primo posto all'inizio dell'anno. Direi che, ripeto, credo che sia un po' superficiale, non certo da noi addetti ai lavori poter dire che abbiamo preso Capodoprano piuttosto che Verona, piuttosto che Capodoprano. Coach, un derby con il campo a sfavore può essere anche la scintilla per far svoltare la vostra stagione, forse è quello che ci vuole per questa squadra. Bah, adesso ovviamente andiamo come si dice, a toccare le corde giuste di quello che è stato. Noi una partita quando sono arrivati è stata la terza partita che abbiamo fatto, abbiamo vinto la partita in casa con Brescia, siamo andati a vincere a Flavia, poi dopo due giorni, perché era l'ultima settimana di mercoledì, siamo andati a Capodoprano. Per 34 minuti abbiamo condotto la partita, eravamo 14 avanti a 6 minuti da fine della partita e poi un blackout, per me è successo quello che è successo qui al terzo quarto, cioè dopo quei canestri che abbiamo trovato all'inizio del terzo quarto, poi ci siamo impastati sul risultato e abbiamo subito un parziale, poi abbiamo un parziale, non ricordo neanche di quanto. 19-0. Sì, 19. È veramente pesante, quindi è ovvio che andremo a toccare le cose giuste di quello che è, di portare alla memoria comunque una buona prestazione fino a quel momento, sappiamo poi quello che è successo poi, quindi ovviamente cercando di metterci in mano. Coach, quando ha preso in mano la squadra si aspettava di arrivare in questa posizione o di far meglio, a fine regular season? Mi aspettavo di fare sicuramente qualche risultato in più fuori casa, cosa che invece non c'è stato. Credo che la solidità e la forza di una squadra si misuri soprattutto per i risultati che faccia fuori casa. Noi fuori casa andiamo praticamente poco. Per quello che mi riguarda, direi che quello più importante è stato quello che dava in un momento in cui dava l'unità. Un percorso buono, quindi credo che quello sia stato un risultato importante, anche perché comunque noi avevamo ancora dei giocatori fuori per infortunio, due giocatori top e Pintone fuori per infortunio, quindi la squadra era in una difficoltà da liquida e aveva un test importante. Per il resto onestamente diciamo che da questo punto di vista sono rimasto un po' deluso, quindi parlo per me stesso ovviamente, è ovvio per la squadra, il fatto che non siamo riusciti a fare dei risultati fuori casa, che credo che dia un po' il senso di quello che possa essere la vera forza e solidità di una squadra. Sento Barcellona che si era presentata ai blocchi di partenza di questo campionato tra le due o tre candidate alla promozione, può rivestire ancora questo ruolo o bisogna ridimensionarsi in virtù di questo posizionamento finale? Ma guardi, ripeto, dopo 30 giornate se siamo al settimo posto un motivo ci sarà anche, no? Non credo che sia assolutamente casuale. Dicevo la giornata scorsa con Napoli che c'era una nostra situazione di una squadra che arriva una giornata alla fine della stagione e dovrebbe essere un po' alle rifiniture, come se uno ristruttura una squadra, no? una casa. Fai la ristrutturazione per quello che è grosso e poi vai alle rifiniture. Noi invece alla fine della stagione ci troviamo ancora a dover fare la ristrutturazione, perché io ho fatto una partita al completo quando ho preso la squadra, che è stata con Verona, l'unica partita che io ho fatto con tutto l'organico al completo. Per il resto ho avuto
2-3 giocatori sempre non disponibili per la squadra. Delle settimane di allenamento dove eravamo in 6 giocatori e con i ragazzini arrivavamo a 8, e quindi dover in più occasioni anche annullare gli allenamenti del pomeriggio, o meglio fare 3 contro 0, 4 contro 0, 5 contro 0, oppure esercizi di tiro, gare di tiro, onestamente non è il massimo di quello che avrei pensato per il lavoro. Io mi fico solamente una cosa, il lavoro in palestra abbiamo fatto non tantissimo, e quindi questa cosa che poi alla fine si veda tutta quanta, perché anche la fluidità e l'espressione di quello che può essere il nostro gioco non è certo l'eccellenza della visibilità per chi vede la partita. Io per primo non ho niente. Grazie.